Tanto dalla legge, ma anche dal contratto. Cioè, non dobbiamo dimenticare che le regole a cui è assoggettato il nostro modo di operare non nascono soltanto perché c'è stato un legislatore che ha fatto il diritto d'autore piuttosto che il diritto dei marchi dei brevetti, ma anche il fatto che noi abbiamo fatto dei contratti. I contratti in rete, quelli cambiano davvero tantissimo, perché il contratto fuori dalla rete è una cosa o più formale, perché lo si guarda, lo si firma, oppure non si fa, perché se io vado a comprare un libro in libreria non è che firmo un contratto quando compro il libro, do i soldi, loro mi danno il libro e quindi abbiamo un contratto concluso, come diciamo noi giuristi, per fatti concludenti. In rete è una cosa a metà. Diciamo, nel mondo reale abbiamo, da un lato, se vogliamo proprio avere l'estremo, il contratto fatto davanti al notaio quando voi vendete la macchina, oppure il contratto quando andate all'edicola e comprate il giornale. Sono due contratti, però hanno la caratteristica della massima formalità, attenzione per le operazioni economiche importanti, e invece il massimo informalismo per le piccole operazioni spicciole. La rete è un po' vigliaccamente a metà, nel senso che se voi diventate utenti di Facebook, io sono utente di Facebook, per avere la propria collocazione su Facebook bisogna fare un contratto, però non è il contratto del notaio, ma non è neanche il contratto dell'edicola. Non è il contratto del notaio perché non ci va nessuna formalità, non ci va una sottoscrizione, però ci sono dei TOS, dei Terms of Service, e questi Terms of Service sono, diversamente che dell'edicola, complicati, hanno un sacco di clausole che tu non leggi, che nessuno legge. Io, perché sono baccato, sono giurista, me li sono stampati prima di aderire, e ciò è il mio fascicolino, la mia cartella in cui li tengo, ma per spiegare la lezione, mica per usarle come cittadino. E in questi Terms of Service c'è una cosa che risolve il suo problema e che le diranno adesso i suoi colleghi. Che cosa dicono questi Terms of Service rispetto a ciò che voi postate? Cosa dicono? Cioè, nessuno di voi, siete tutti per forza su Facebook, che non prende responsabilità, sicuramente, ed è molto importante. Cioè, Facebook non prende, se nel caso in cui la sua foto in realtà violasse dei diritti di terzi perché non è sua, oppure c'è qualcuno fotografato che lei non deve fotografare, non è responsabile Facebook. Questo è per l'aspetto di coprirsi le spalle, ma Facebook acquista dei diritti sulla foto, perché il vostro collega dice, mi chiede: sono ancora proprietario della foto? La risposta è sì, ma non più solo proprietario. Perché cosa dicono i TOS a questo riguardo? Nessuno di voi le legge, dai. Per Facebook ha la possibilità di riutilizzarli. Ha una licenza non esclusiva. Che non abbia una licenza non esclusiva vuol dire che lei resta il proprietario, che se lei vuole può anche dare la licenza a qualcuno. Però non può più dare una licenza esclusiva perché Facebook ha il diritto, ha acquistato il diritto e ne fa quello che vuole.
maggiori dettagli bisognerebbe andare a leggere i termini del contratto. Però quello che volevo dire è che in rete siamo partiti dicendo non cambia nulla rispetto alla realtà reale, in realtà cambia, perché le norme giuridiche, e questo è comune, sono di legge ma anche di contratto, ma i contratti in rete sono un po' diversi, perché si accettano soltanto cliccando sull'iconina accetti, ma pur essendo una cosa molto semplice, poi quando uno si chiede ma che cosa ho firmato, scopre un sacco di cose interessanti. Tra l'altro non sono tutti uguali, perché in un convegno in cui è stato anche presente il professor De Martin a Pavia si era visto ad esempio che i contratti con Facebook stipulati con gli utenti tedeschi proteggono molto di più gli utenti dal punto di vista della privacy di quanto non li tutelino le norme in tutti gli altri paesi europei, perché la Germania è particolarmente attenta alla tutela della privacy. È un'agenzia che è andata a bussare la Facebook dicendo guardate che non potete farlo, perché se c'è di mezzo un cittadino tedesco i suoi diritti minimi garantiti sono questi, quindi o cambiate le norme sulla privacy oppure non operate in Germania. Ok, io volevo ancora dirvi sostanzialmente due gruppi di cose, perché non ho sviluppato tutto quello che ho promesso. Ho detto che avrei parlato delle particolarità delle norme giuridiche in rete, però vi ho detto che ci sono anche delle altre determinanti del comportamento, ivi compreso il comportamento in rete, che sono la tecnologia, i mercati e le norme sociali. E volevo ancora farvi vedere come sia quale sia il rapporto tra le norme giuridiche e la tecnologia, le norme giuridiche e i mercati in rete o nel digitale. Per quello che riguarda il rapporto tra norme giuridiche e tecnologia, un grande cambiamento giuridico che si è creato anche lì nel 96, è stato un anno importante, riguarda il cosiddetto Digital Rights Management, DRM. Chi mi dà una buona definizione di DRM, spiccia? Buona spiccia? Prego. Bene. Che non si può copiare o spostare un file acquistato via internet. Sono restrizioni tecnologiche su file digitali, no? Forse questa potrebbe essere una definizione. Notate, il DRM è una restrizione che è imposta dal titolare del diritto d'autore, che non ha bisogno di andare da un giudice perché si autoprotegge con la tecnologia. iTunes, quante copie si possono fare di una musica che voi scaricate da iTunes? Quante? Okay. 5, mi sembra 5. E su quante? Su tutti i supporti, su qualsiasi tipo di supporto? Qualsiasi tipo di supporto? Non lo so, mi chiedo, non è una domanda. Su 5 dispositivi. Una volta c'era anche il problema che non tutti i dispositivi le accettavano. Comunque questo è un altro problema. Il numero di copie che è consentito sono 5, la sesta non è possibile. Se si facesse la sesta sarebbe una violazione del diritto d'autore, quindi bisognerebbe andare dal giudice e dire non si può fare, è una contraffazione. La tecnologia risolve il problema, perché salvo che uno non sia un hacker, non è possibile riuscire a fare la sesta copia, giusto? Però c'è il problema dell'hacker, nel senso che poi una volta, come si dice, una volta fatta la restrizione tecnologica è possibile aggirarla. Ci mettete a parte dei vostri discorsi? No, non era un rimprovero, era una curiosità mia. No. Ok.
Che cosa succede oggi se viene aggirata una restrizione tecnologica all'impiego di un'opera protetta? Come è trattato questo dal punto di vista giuridico? È un reato. A partire da trattati del 1996 che modificano la Convenzione di Berna, la cosiddetta Digital Agenda del 1996, dicono d'ora in poi non si ha soltanto la violazione del diritto d'autore, ma si ha anche la, come illecito separato, la elusione delle misure tecnologiche a tutela delle opere protette al diritto d'autore. Quindi non soltanto la tutela del diritto d'autore, ma anche la tutela della tecnologia che protegge il diritto d'autore. Si crea un illecito distinto che non è violare il diritto d'autore, ma eludere le misure tecnologiche a tutela del diritto d'autore. E questo ve lo segnalo perché è un caso nel quale abbiamo che il comportamento è condizionato dalla tecnologia con DRM e il diritto interviene per dire che l'elusione di quella tecnologia è a sua volta un illecito nel caso italiano, articolo 171 della legge del diritto d'autore, e addirittura un reato. Vediamo un attimo i mercati. Che rapporto c'è tra mercati, diritto e rete? Prima c'è qualcosa su cui era su questo di DRM. Che dite sul DRM? Dai, che ho detto pochissimo. No, avevo un dubbio. Capito. Adesso è chiaro. Ok. SIAE, voi sapete cos'è la SIAE? Sapete cos'è la SIAE? Tutti i soggetti che vogliono iscriversi alla SIAE dichiarano le loro opere, se sono lo scrittore, i loro libri, la loro musica, e danno mandato alla SIAE perché se poi, ad esempio, la loro musica viene riprodotta in radio e in televisione o viene rappresentata in un teatro o eseguita in una sala di concerto, la SIAE si preoccupa di raccogliere in questo grande calderone tutti i diritti che vengono pagati dalle radio, dalle televisioni, dalle sale di audizione, dai teatri, vanno tutti in un pool e poi vengono redistribuiti. Perché nasce la SIAE? Come nasce la SIAE, come è nata il CESAC in Francia, come è nata la GEMA in Germania, BMI e ASCAP negli Stati Uniti? Perché gli autori non sono in grado di andare a controllare se le loro opere sono eseguite in una sala musicale, in una sala di teatro. Io racconto sempre la storia di Paul Bourget, che era un musicista francese del 1850 circa, che andava nei caffè di Parigi, perché lui era parigino, ordinava il caffè, ordinava lo champagne, li beveva e poi non li pagava. E questi dicono: ma come non paga? Non può non pagare. Dice: vabbè, io ho bevuto il vostro champagne e non vi pago perché voi avete suonato la mia musica e non mi avete pagato. Però il problema di Bourget è che lui non poteva essere in tutti i caffè e in tutte le sale di teatro e le sale di musica. Questo può essere fatto soltanto da un ente di gestione collettiva che abbia una sua organizzazione, che chiede a tutti i teatri di indicare in anteprima che cosa verrà eseguito, a tutte le sale da musica, chiede alla radio e alla televisione che cosa viene eseguito, e quindi sono degli enti di gestione collettiva, delle organizzazioni che hanno il monitoraggio e il controllo della gestione delle opere. Tutto questo funziona fino a quando abbiamo il mondo reale e non il mondo virtuale, e funziona secondo dei confini geografici, perché la GEMA si occupa dei tedeschi, la SIAE si occupa degli italiani. Poi i Beatles, ci sono anche dei problemi che lei mi chiederebbe, come il Botswana, ma come fanno ad essere pagati i Beatles? Beh, i Beatles, la SIAE raccoglie in questo calderone tutto quello che riguarda la musica, poi siccome ai bordereau delle sale in cui ci sono esecuzioni musicali e fai a campione
le verifiche su quanta musica viene eseguita in quel determinato giorno e fa delle statistiche, vede che forse l'11% della musica che è eseguita in Italia è dei Beatles. Ho detto l'11, ma magari sarà il 3,9, non lo so, molta comunque. Di conseguenza si ha, quando ha questo calderone, ne prende una fettina al netto dei costi di gestione e la spedisce negli Stati Uniti. Mentre dagli Stati Uniti manderanno qualche soldino per Albano, ecco. E per fortuna non ci sono tutti i passaggi da una parte all'altra dell'oceano, perché si fa il netting, cioè si danno soltanto, si danno tutti i conti e si paga per l'eccedenza. Però in questo modo Albano prende i suoi soldini e i Beatles prendono qualche soldo in più di Albano. Ma la base è sempre di gestione nazionale, perché le radio sono nazionali, le televisioni sono nazionali, se il concetto è nazionale, e internet cambia tutto questo. Internet cambia tutto questo perché la musica comincia ad essere disponibile online in tutte le forme in cui voi sapete che è disponibile online, che vanno dal peer-to-peer a iTunes, che comunque è globale, a delle forme di televisione, scusate, di radio, che sono delle radio non più locali. E soprattutto è possibile fare il monitoraggio non più mandando l'omino nelle sale che veda cosa c'è nel bordereau, ma lo si fa tecnologicamente, nel senso che il monitoraggio è un monitoraggio che usa una tecnologia che, avendo i digital fingerprints, le impronte digitali di fotografie, immagini e così via, va a cercare nella rete da chi, dove, quante volte sono eseguiti e chiede poi il pagamento dei diritti, ad esempio a YouTube. Quindi non c'è più necessità di una sorveglianza locale. E quindi che cosa succede? Che le SIAE del mondo stanno implodendo, perché hanno perso la loro funzione. Sono ancora vive, ma sono come quei cavalieri di cui parlava qualche poeta, che sono decapitati, sono morti e continuano a camminare. Cioè la SIAE esiste ancora, ma ha perso la sua missione. Noi con Juan Carlos abbiamo cercato di dire alla SIAE: guarda che esiste un mondo digitale nel quale puoi allearti, ad esempio all'universo Creative Commons in certi modi, e quindi supererai questa tua crisi. Ma la crisi della SIAE è così profonda che non hanno colto questa opportunità che potevano avere di superare i loro problemi. Perché vi ho parlato di questo? Perché volevo dirvi che questa è un'evoluzione del mercato. Il mercato della musica, ad esempio, delle opere, è diventato un mercato globale, quindi delle istituzioni che erano nazionali non hanno più ragione di essere, e quindi tutte le norme sulla gestione collettiva hanno perso il loro significato. Non so se tu sappia, uno dei decreti Monti, non l'ultimo ma il penultimo, quello semplificazioni, ha modificato l'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, dicendo la SIAE non ha più l'esclusiva nella gestione del diritto d'autore. Quindi la SIAE è in un regime ormai di concorrenza, è un player, ma possono inserirsi gli altri player. Questo non per particolare sagacia del governo Monti, sul quale abbiamo delle idee che non sono coincidenti, nel senso che sono più a favore e lui è meno a favore, ma perché è l'evoluzione che porta lì. E quindi anche un governo che non segue abbastanza particolarmente queste cose ha detto: beh, ormai non si può pensare che sia l'unico player, è cambiato tutto. Quindi le regole giuridiche in rete sono cambiate, anche perché in rete cambiano i mercati, normalmente diventano globali. Ci sono moltissimi problemi che vengono risolti, che secondo me devono essere risolti facendo ricorso all'ultima cosa di cui non ho parlato, che da qui si era partito, le norme sociali. Perché voi vi ricordate che gli apocalittici Johnson & Post, John Perry Barlow, dicevano: niente norme giuridiche, perché ci penseranno le norme sociali della comunità, l'etichetta. Io vi ho parlato finora quasi sempre soltanto di diritto, di norme giuridiche, poi vi ho parlato anche del contratto, poi vi ho detto qualcosa sulla tecnologia e diritto, mercati e diritto, e le norme sociali.
ma in alcuni casi le norme sociali sono delle norme che continuano ad avere grandissima importanza online. E voglio farvi il caso, che è quello di cui ho parlato a Pavia al convegno, delle comunità di fan di certi autori o personaggi. Harry Potter, se voi cliccate su Google e vedete quante fan di Harry Potter, quante citazioni ci sono, quante opere derivate ci sono. Settembre l'anno scorso ne ho contate 652.000. Certo non sono di meno, sono di più. Che cos'è il, cosa sono queste comunità di fan di Harry Potter? Sono dei soggetti i quali fanno delle opere derivate basate sui racconti relativi ad Harry Potter, che potranno essere degli altri racconti, degli altri romanzi, delle immaginazioni su un Harry Potter che vive in un mondo diverso, che ha un'età diversa, che normalmente ci sono anche degli aspetti sessuali, che ha degli amori particolari. Ci sono queste, mi guardate un po' strano, come fosse una cosa che ignorate. In realtà queste comunità che vivono su, come si dice, fanzines, sono importantissime, e sono anche importanti dal punto di vista della creatività, nel senso che quando io ho imparato a studiare, l'unica cosa che bisognava sapere maneggiare, come vedete, è, non dico la lavagna, la penna e la carta, no? E i testi. Mentre invece oggi la creatività, questo corso lo dimostra, la creatività vuole dire sapere maneggiare non soltanto i testi ma anche le immagini, ma non soltanto i testi e le immagini, le loro combinazioni, e anche la musica. E quindi si tratta di apprendere tutta una serie di abilità che vanno al di là del fatto di come facevo io, come faceva mia generazione, le traduzioni dal greco in italiano, dall'italiano in latino, ecco, che erano manipolazioni di testi. Voi manipolate ben altre tipologie di simboli, e le comunità di fan devono essere libere, è importantissimo che siano libere, perché sono un mezzo non irregimentato, non scolarizzato, di cimentarsi in queste creatività anche da piccole. Tra l'altro c'è un grosso vantaggio, che l'università, la scuola è sempre in ritardo, ma per un fatto banale, che i professori sono più vecchi degli allievi. Questo comporta un sistematico ritardo, perché per quello che è il rapporto con la tecnologia, pensate a me, ma anche a te Juan Carlos, tu sei più indietro di chi ha meno anni di te. Per cui se noi lasciassimo l'apprendimento, se noi lasciassimo l'apprendimento soltanto al giro scolastico, ci sarebbe sempre che si impara una cosa quando è vecchia, sostanzialmente. Mentre bisogna lasciare molto spazio alle comunità come comunità di apprendimento. Sotto questo profilo, beh, il diritto d'autore sarebbe assolutamente contrario, perché la Rowling, l'autrice di Harry Potter, la casa editrice della, avrebbero diritto di dire: quelle 680.000 opere derivate sono tutte pirateria, perché sono tutte basate su un personaggio protetto, riprendono letteralmente degli aspetti, dei tratti della personalità, addirittura letteralmente dei pezzi, perché vanno poi dei pastiche, dei collage, tutto illegittimo, tutto da distruggere. Però abbiamo delle norme sulle libere utilizzazioni nel diritto d'autore, che dicono che entro certi limiti è possibile creare delle opere derivate quando ci siano certi presupposti. La domanda è: le libere utilizzazioni come previste dalla legge dicono che si può senz'altro fare? Non è così sicuro. La mia proposta è quella di dire: ma seguiamo le norme sociali, visto che queste comunità sono molto rigorose, perché non consentono due cose: non consentono che non venga dato il credito all'autore dell'opera originale. Queste comunità dicono che bisogna sempre dire che Harry Potter, bisogna sempre dire che è tratto dall'opera della Rowling, quindi rispetto della paternità. E poi non è mai consentito l'uso commerciale, perché questi fan sono lì perché adorano
la loro creatura, ma non perché vogliono farci sui soldi. Allora qui ci sono delle norme sociali che dicono che chi non rispettasse la paternità o cercasse di fare soldi viene fucilato dalla sua comunità, che non gli parla più, che gli fa, come si dice, il flaming, che gli fa ogni tipo di attività di rappresaglia. Allora quello che io dico è, ma qui le norme sociali sono importantissime per integrare le norme giuridiche, perché noi abbiamo delle libere utilizzazioni fondamentali per consentire l'apprendimento digitale, non sono sufficienti perché sono pensate nel vecchio mondo pre-digitale. Diciamo che c'è un diritto di utilizzare liberamente nei limiti di quelle che sono le buone prassi attestate nel settore. Così il legislatore si riferisce alle norme sociali. Questo non vuol dire, come dicevano gli apocalittici, solo norme sociali, non norme giuridiche. Io dico combiniamo le une con le altre. Ultimi punti da toccare. Adesso siamo in un momento un po' di svolta in cui ci sono modifiche normative in arrivo, norme pericolose ma anche norme buone che riguardano la rete. Un tipo di norma sono quelle che rendono responsabili i service provider. Io credo di non dover spiegare cosa sono i service provider, no? Però quello che devo spiegare è che una volta che le norme americane, europee e tutti gli altri abbiano detto che si ha una riproduzione che viola il diritto d'autore anche se la copia non è hard ma digitale, non si è risolto nessun problema, perché voleva dire che bisognava che i diritti titolari e i diritti d'autore andassero a far causa a chi scaricava le copie. Quindi avevamo avuto il caso di cui si è parlato molto, della bambina di 11 anni contro la quale si è iniziata la causa, della nonna di 84 anni contro la quale si è iniziata un'altra causa. Per far rispettare le norme era necessario andare a prendere i consumatori finali, che sono tantissimi, che non è pensabile che vengano messi tutti in galera, non è pensabile fare cause contro tutti. E allora si è cominciato a pensare, ma noi i titolari dei diritti d'autore, cioè in sostanza le case discografiche, le majors, i grandi editori dicono, andiamo, i produttori cinematografici pensano di non prendersela con gli utilizzatori finali, ma con chi? Con i provider. Dicendo, cari provider, voi siete gli intermediari della rete, dovete fare i poliziotti della rete. Proprio per evitare questo, le prime norme sul diritto d'autore, quella del 96 statunitense e quella del 2001 europea, avevano detto che i provider non erano responsabili se rendevano possibile una violazione in rete, perché la violazione era dell'utilizzatore finale o di chi metteva a disposizione sul sito, cioè al punto di partenza, al punto di arrivo, l'intermediario sta in mezzo. E l'intermediario non vede niente di quello che succede, perché tutto quello che transita non è oggetto di controllo nel merito da parte dell'intermediario. E quindi si era creato un safe harbor dicendo che se il provider non controlla e non ha influenza su quello che è il traffico che passa attraverso i suoi canali, non è responsabile per quello che fanno i suoi clienti nel upload e nel download, se non lo sa e se non influisce. Il tentativo recente è quello di dire no, gli intermediari devono fare i poliziotti delle reti. E questo è un tentativo che parte dagli Stati Uniti. SOPA, PIPA sono gli ultimi tentativi. Wikipedia ha fatto un mese fa grande opposizione e questo è stato ritirato un mese e mezzo fa, è stato ritirato, ma in Europa si sta insistendo per arrivare là, e naturalmente i più accanniti sono i francesi, perché Sarkozy ha tutti i suoi legami con l'industria editoriale francese e l'industria dei media.
In Italia abbiamo un tentativo dell'autorità garante, insomma, prima c'era l'autorità garante del comune, com'è? L'antitrust. No, l'autorità, non l'antitrust, l'autorità della garanzia e comunicazione. Quindi Agicom e non ADCM, è facile scambiarla su due cose diverse. A capo della... c'hanno un punto in comune, che tutti e due finiscono con l'accento, perché uno è Calabro, il presidente, e l'altro è Catricalà. Per cui c'è ancora questo aspetto in comune. E l'altro, il terzo aspetto in comune è che sono stati tutti e due nominati da Berlusconi. Per cui voi capite se non c'era anche il problema di fare delle norme a favore delle reti televisive, le quali evidentemente producono moltissimo contenuto e hanno interesse che questo non sia oggetto di messa a disposizione peer-to-peer. E quindi attraverso un decreto del 2010 Romani si è data la facoltà ad Agicom di creare delle norme che come centro Nexa noi abbiamo studiato, abbiamo detto che erano in eccesso di delega, quindi non potevano essere attuate. Poi c'è stata un'audizione da Agicom in cui io sono andato sulla base del lavoro del centro Nexa insieme con l'avvocato Deborah De Angelis, sono stato consultato, è stato oggetto di un'audizione. Tanto io devo dire, io sono andato a fare la mia prima audizione al Parlamento Europeo nel 1990 in materia altra tecnologia che mi piace moltissimo, le biotecnologie. Poi ho fatto parte, sottosegretario del Parlamento Italiano, sono stato all'High Level Group a livello europeo. Dico questo non per dire quali sono i miei credenziali, ma perché ho avuto sempre la fortuna di essere ricevuto, quando ero al Parlamento Europeo, dal plenum di tutta la sala del Parlamento, quando ero al Parlamento Italiano lo stesso. E quando facevo parte dell'High Level Group c'era la Viviane Reding che era la commissaria. In Italia vado a Roma all'audizione dell'Agicom e vengo ricevuto da un funzionario, da un gruppo di funzionari, bravissimi peraltro, ma io i commissari dell'Agicom non li ho mai visti, né loro hanno mai visto me. E io gli ho detto: guardate che state perdendo il vostro tempo, perché non ci sono i poteri, vi mancano i poteri. Questo decreto Romani 44, abbiamo fatto uno studio di 120 pagine complessive, è in eccesso di delega, quindi voi state spendendo i soldi del contribuente, che ce n'è pochi, per fare una cosa che non avete i poteri normativi di fare, inoltre la fate male. La funzionaria, gentilissima, tra l'altro molto competente, poi devo dire, mi dice: professore, è inutile che lei ci parli della prima cosa, se abbiamo i poteri o no, perché il Consiglio, oggi non presente evidentemente, ha ritenuto di avere questi poteri. Quindi ci parli dal punto di vista del merito. Allora Deborah e io ci siamo messi a dire dell'osservazione del merito, abbiamo cercato di migliorare un po' il provvedimento. Poi Calabro tre settimane fa dice: io non posso adottare questo provvedimento perché non ho i poteri. A me viene da dire: ma scusa, te l'ho detto un anno fa, te ne accorgi adesso. Poi dice: ma per la verità forse ce li ho i poteri. E Calabro sta cercando di capire se, essendo lui stato messo su dal precedente governo, questo piace o non piace al precedente governo, e riterrà di avere potere o non avere a seconda che piace o non piace a questo governo. Però questo non fa parte della lezione, ed è forse un po' carogna detto così, insomma. Quindi ci sono delle norme che sono delle norme contro le quali stare in guardia. Avevano ragione gli apocalittici a dire: giù le mani dalla rete, perché è possibile che le norme specifiche della rete siano effettivamente molto molto invasive, molto distruttive delle libertà. Io avrei dovuto dire, ma non l'ho detto, e meno male che me ne accorgo, in realtà io ritengo che abbiamo un diritto fondamentale all'accesso a internet, e che quindi noi dobbiamo vedere ogni tentativo di condizionare le modalità di accesso alla rete come un attentato a quello che è diventato un pezzo della nostra personalità. È come ci dicessero: guarda, tu non puoi camminare con tutte le due gambe, devi camminare soltanto su di una gamba. Più o meno sarebbe una limitazione analoga oggi. Però lo strumento normativo, intanto gli apocalittici sono stati battuti, è stato usato tantissimo e continua ad essere usato,
C'è anche un tentativo di, a livello internazionale, di riprendere il controllo sulla rete, che talora si ammanta di parole d'ordine nobili: ridiamo potere di controllo alle Nazioni Unite, diamo potere di controllo al ITU, che sarebbe la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che sembrano dire diamo più potere al popolo, no? Vuol dire che diamo più potere ai politici, agli interessi costituiti che fanno attraverso i politici. Però d'altro canto le norme sono ineludibili e dobbiamo dire che ci sono anche delle norme buone in rete. C'è un settore del quale come Centro Nexa ci stiamo occupando abbastanza, e qui è l'accenno su cui finisco, che sono le norme sugli open data, sull'accesso ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, che hanno un putiferio di dati, cioè hanno i dati ambientali, hanno i dati meteorologici, i dati sul territorio, i dati sugli immobili, cioè ogni pubblica amministrazione per il fatto stesso lavorare, Politecnico i dati sugli studenti, le platee di studenti che sono iscritte, che media hanno avuto, cioè ogni pubblica amministrazione per fare il suo lavoro ha milioni e miliardi di dati per il fatto stesso di fare il suo lavoro e farlo efficientemente, deve sapere quello che fa. Ma con la rete questi dati possono essere oggetto di accesso da parte di tutti, di riuso, e possono essere incrociati portandoci a delle vere e proprie rivelazioni di cose che modificano la nostra prospettiva, imprevedibili, e che possono alimentare un nuovo paradigma di innovazione intermediato attraverso la collaborazione, attraverso la rete. Ma quella è la materia prima per questo grande lavoro. È importante che per sfruttare le potenzialità di internet siano sempre più efficaci e complete le norme che garantiscono che i dati pubblici sono oggetto di accesso da parte dei cittadini e di facoltà di riuso. E quindi le norme su internet possono anche essere non soltanto delle norme allora liberticide come quelle di cui ho parlato, ma possono anche essere norme che non chiudono ma aprono. Il compito nostro è un po' cercare un bilanciamento per queste due cose. Io ho finito. Benissimo, grazie molto. Non più di una al professore, che so che ha successivamente un impegno. C'è ancora... Collezione per i miei studenti. Da una domanda, fugace? Bene, no, grazie ancora. No, ce n'è una, qui in prima fila. Un attimo. Questa volta devo registrare. Non era una domanda. Qual è la differenza tra copyright e diritto d'autore? Sì, la differenza tra copyright e diritto d'autore è che uno è anglosassone evidentemente e l'altro è europeo continentale. E il copyright rispetta i diritti dei creatori, ma dà priorità ai diritti degli editori, delle case discografiche, in generale degli imprenditori che commercializzano le opere. Mentre il diritto d'autore, droit d'auteur, rispetta i diritti delle imprese e degli intermediari imprenditoriali, ma dà priorità in caso di conflitto ai diritti dei creatori. Quindi sono la stessa cosa ma con delle priorità diverse. Sì. Grazie ancora. Devo dire corso Francia perché siamo passati. Grazie ragazzi. Grazie.